Siamo con Andrea Follini, sindaco di Marcon. Parliamo della nuova ESA, un'area che ha rappresentato per un lungo periodo un forte rischio sul piano ambientale, credo lo sia per certi aspetti ancora, ma ci sono delle novità per quanto riguarda la bonifica. Di che tipo? Dopo la dipartita, per fortuna, della grande quantità di pentasolfuri che era all'interno di questa ex attività di gestione dei rifiuti, partirà da venerdì il nuovo cantiere per la seconda tranche di pulizia. Sono altri un bel numero di rifiuti che se ne vanno da quell'area. Sono rifiuti tutti pericolosi, lo ricordiamo, e quindi insomma, aumenta la sicurezza del nostro territorio. Dove vanno? Verranno inceneriti come è stato per i pentasolfuri, in quella prima tranche in parte furono inceneriti nell'Emilia Romagna, un'altra parte nel Crotonese, probabilmente la stessa destinazione anche questi.